duro, qui siamo partiti bene, una giornata meravigliosa. Ringrazio che mi hanno un po' insegnato qualcosa, tutti questi qui, io che vengo dalla sottostrada, mi sembra che il convegno sia stato anche scientifico, più di così, che dicono sempre San Benedetto sono ignorante, non capisco nulla. Non vogliamo parlare di cose brutte, altrimenti se comincia è finito, solo cose belle. Per noi è stato un lancio, grazie anche al preside del Vittorio Emanuele che ha portato lì 300 studenti stamattina. E quindi cerchiamo di lanciare questa città, ecco, non voglio parlare bene, non porto tempo, quindi una città bella come Genova, di nuovo questo tema dell'esclusione, 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 dell'esclusione. Stamattina avevamo sintetizzato dalle dipendenze, come è stato detto, alla pratica della libertà, noi ci crediamo alla democrazia. Quindi ringrazio proprio tutti, chi meglio poteva arrivare a concludere, ma è una conclusione che è un punto di arrivo, un punto di partenza, se no il nostro mio carissimo, e penso tanti di voi, penso questo me lo permetteranno le gerarchie, e passo quindi, quello che chiude, il mio compagno Paolo Ferena. In realtà io non concludo per niente, perché non avendo sentito il dibattito di oggi, come dire, mi onoro semplicemente di partecipare anch'io a questa discussione, a questo bel compleanno della comunità e del complesso di cose che Don Gallo ha messo in piedi in questi anni. Io volevo fare, provare, avendo parlato un attimo con Francesco Piovico, che anche qui voi conoscete benissimo, del tipo di discussione che c'è stata oggi, solo dire alcune riflessioni, che sono queste, che noi ci troviamo, veniva fuori abbastanza bene nella discussione stamattina con gli studenti, veniva fuori dalle domande che facevano gli studenti, significativi elementi di contraddizione o di non logicità nei comportamenti della politica nei confronti del tema della sostanza. Perché gli studenti, in un ragionamento molto, molto elementare, se volete, tendono a dire: una sostanza fa male, va proibita; una sostanza non fa male, libera, appunto, senza discussione. Diciamo, non c'è un'elaborazione sul fatto che magari il proibizionismo non fa sì che la sostanza non venga più usata, ma semplicemente che si usa attraverso altri canali e alimenta un circuito di illegalità enorme, alimenta le narcomafie. Tutto questo ragionamento più complesso non c'è, ma c'è l'elemento elementare. Però questo ragionamento elementare, secondo me, coglie un punto di contraddizione enorme, che mentre da un lato c'è la demonizzazione di alcune sostanze, dall'altro c'è la promozione, appunto, di stili di vita, la costruzione di immaginari e la identificazione di modelli che con l'uso delle sostanze, di altre sostanze, hanno molto a che fare. Allora, io la prima cosa che volevo dire era questa, che secondo me quando discutiamo di sostanze stiamo in realtà discutendo del fatto che il disciplinamento di una società che ha forte disgregazione sociale vede nel potere di decidere che cosa è lecito e che cosa no, che cosa è buono e che cosa no, un punto decisivo. E questo non c'entra nulla con la salute della gente, non c'entra assolutamente nulla, ma c'entra esattamente con la possibilità di, secondo me, di fare una cosa, che la modalità di costruzione del consenso da parte, in particolare delle destre populiste, insomma di un fenomeno che noi oggi dell'Europa rimisuriamo, nei paesi occidentali in generale, del nord in generale, misuriamo di nuovo con un'intensità che si era vista il secolo scorso, che la possibilità di definire il diverso e di definirlo in quanto usa una sostanza di un certo tipo, o in quanto, io arrivo da un convegno sul
diciamo, dell'iniziativa sull'immigrazione, in quanto ho una pelle del colore diverso dalla tua, o una religione colore diverso dalla tua, l'identificazione del diverso, dell'altro, è costitutivo della possibilità di ricostruire il consenso nella comunità di chi si sente uguale. Cioè, che, cioè è proprio un fatto costruito scientificamente dell'individuare il nemico per poter dire io rappresento la maggioranza, il nemico è utile perché mi serve a costruire il consenso su questo. E di far finta che le differenze, le divisioni, le divergenze di interessi, quant'altro, le diseguaglianze che ci sono tra tutti gli altri siano inessenziali. Per cui il nemico è l'immigrato, il nemico è lo zingaro, il nemico è il drogato, e poi lì si esagera perché il nemico diventa la Cina, l'Europa, l'euro, il comunista, queste robe qua, ma diciamo lo schema è molto questo. Allora, in questo schema l'avere delle sostanze proibite è importante perché permette di avere delle leve su cui agire per la costruzione del nemico interno. Perché è usata così? È usata così. Tu da un lato c'hai questo, e infatti è quasi impossibile da questo punto di vista, questione droghe, questione immigrazione, ha meccanismi di discussione politica identici. È quasi impossibile discutere razionalmente del fenomeno perché se ne discute per evocazioni di paure. È tutto un meccanismo giocato sull'evocare la paura. Non è mai un meccanismo che discute sul concreto, su come si possono appunto affrontare, ridurre e quant'altro. E in tutti e due i casi, non a caso, il tipo di proposte che la destra fa sono classiche forme di utopie reazionarie. Cioè di cose impossibili che nel dire voglio raggiungere quella cosa impossibile producono concretamente degli effetti devastanti. A me è capitato di fare dei dibattiti sull'immigrazione in cui mi trovavo gente che mi diceva in Australia i clandestini non ci sono. Io dicevo, Cristo, ma c'è l'oceano attorno, è più facile, no? Dice qua, sono le frontiere. Dice, ma lei... Domanda, dice, ma lei sarebbe d'accordo a evitare che ci siano i clandestini? Io le dico sì, sono d'accordo a evitare che ci siano i clandestini. Il problema è come lo fa, cioè come è possibile, cosa fa? Oppure uno ti chiede, saresti d'accordo che non c'è nessuno che si fa di eroina? Sì. E come fa? Sono tutte forme di utopia reazionaria, perché l'obiettivo è, diciamo, è altissimo, mettiamola così, solo che è impossibile. E le cose che concretamente si fanno sono cose disastrose sulla pelle della gente. Allora, su questi terreni, per l'appunto, da un lato c'è la demonizzazione che è funzionale a tenere assieme un corpo sociale che altrimenti si interrogherebbe su come mai la sua situazione è peggiorata negli ultimi 20 anni, perché uno la domanda se la potrebbe fare, dire tutto sommato non c'è stata una guerra. La tecnologia si è sviluppata, il prodotto interno lordo sarà aumentato di poco, ma è aumentato, cioè tutti gli indicatori dovrebbero dire di un miglioramento, e invece la situazione è che la gente sta peggio di 20 anni fa ed è molto più insicura, e c'è un problema per le classi dominanti di dare una risposta a questa domanda, e la risposta è colpa del capo espiatorio, è colpa dell'immigrato, è colpa del... E avanti così, è una produzione fisiologica che serve a non dover dare la risposta vera sul perché la gente sta peggio, non essendo in grado di rispondere a questa domanda, se non perché dovresti dire sta peggio perché c'è chi sta molto meglio e c'è chi ti ha preso risorse, ti ha rubato il lavoro stabile, te l'ha reso precario, e avanti così, cioè ha demolito le tue condizioni di vita che avevi conquistato perché altri strati sociali si sono arricchiti. Per riuscire a stendere un velo su questa, sulla realtà concreta dei rapporti di classe, sulla divisione della società, si costruiscono appunto divisioni diverse, individuando il capo espiatorio. Questo però sta assieme, per l'appunto, questa demonizzazione, al fatto che poi c'hai dei terreni su cui gli stili di vita che vengono proposti sono in radicale contraddizione. Ve l'avranno già detta, come mi ha spiegato Pioppi con il letto, ma insomma queste pubblicità, ne abbiamo parlato anche stamattina, queste pubblicità sull'altro, che
che puntano a far vedere che chi usa quel particolare alcolico riesce ad avere, diciamo, una donna più carina e tutto il resto, che si basano su una stupidaggine, perché è noto che tra gli effetti dell'alcol, diciamo così, non c'è esattamente quello di migliorare le pratiche sessuali, ma anzi funziona a rovescio, diciamola così. E quindi c'è una pubblicità assolutamente falsa, no? Perché qualsiasi farmacologo o medico ti spiega che non è così. Quindi c'è una pubblicità falsa, ma c'è una pubblicità chiadesca, perché c'è il problema di riuscire a trasformare quello che era una sostanza normale in un ciclo alimentare, come era l'alcol nelle società contadine, nella normalità, diciamo, delle generazioni precedenti, nel invece farlo diventare un oggetto di consumo che si usa fuori dal ciclo dell'alimentazione. E che si sposa con l'uso della sostanza per sballarsi, che sta diventando uno dei peggiori fenomeni che c'è in giro per l'Europa sull'uso delle sostanze. E poi la cosa che viene fuori è che sì, le droghe illegali, ma il casino più grosso che iniziano ad avere sia nei paesi del nord Europa sia in Spagna che avanti sono in Spagna questi grandi raduni di ragazzi età media 13-14 anni che si fanno di vino e di alcol pesantemente, che diventa un problema. Lì tutta questa pubblicità ammiccante è su una sostanza che è quella che fa più morti all'anno per uso di sostanze in Italia, e se poi uno ci aggiunge gli incidenti stradali e tutto quello che c'è attorno, diciamo così, di indotto di questo, è di gran lunga la sostanza più pericolosa. E però su quello le discussioni parlamentari negli anni scorsi sul riuscire a mettere sull'etichetta, sul dietro dell'etichetta delle bottiglie di vino, che c'è un problema relativamente alla salute sul consumo del vino, non c'è mai stata una maggioranza parlamentare in grado di inserire una cosa simile in Italia. Mai stata. Infatti io penso che bisogna dire con nettezza che bisognerebbe, ad esempio, abolire la pubblicità degli alcolici, rendere, cioè, non si capisce perché si è riusciti sulle sigarette e non si riesce sugli alcolici. Però è evidente che questa roba qua è totalmente contraddittoria. Come così sul versante dello sport c'hai un mercato della produzione dell'evento sportivo che è enorme, per cui, ed è un meccanismo che si avviluppa, perché ad esempio se uno prende il calcio è del tutto evidente che tu hai il fenomeno del calcio. Un tempo c'era una squadra di 11 giocatori più 2 o 3 riserve che giocavano una volta alla settimana. Poi hanno inventato le pay tv, e la pay tv tu devi poter, per far comprare a qualcuno l'abbonamento alla pay tv, gli devi fornire avvenimenti che valga la pena di vedere in continuazione. E quindi hanno incominciato ad aumentare il numero degli eventi sportivi di calcio che ci sono. Oggi noi, le squadre che ci sono squadre da 20-22 persone, non più da 11 più 3 o 4 riserve, dove devono essere in grado di giocare da primi almeno in 15, 16, 17, tant'è che ci sono pochissime squadre che sono in grado di pagare questo, e quello è collegato al circuito della produzione di eventi televisivi infilati che permetta di andare avanti. Negli Stati Uniti il campionato di basket, quello che per noi sarebbe la Serie A, non ha la retrocessione. Quelle squadre che ci sono lì sono sempre le stesse ed è collegato al circuito televisivo. In quel mondo lì l'uso del doping è fisiologico, perché tu non puoi far recuperare all'atleta che ci deve essere in campo perché attrae tutto il resto se non usi sostanze che non sono sostanzialmente legali, come è emerso dal processo sulla Juventus in modo del tutto chiaro. Ma se uno diciamo, noi siamo un paese in cui la legge, la Fini Giovanardi è stata infilata nel decreto sulle Olimpiadi, e Pescante voleva infilare nello stesso decreto la depenalizzazione del reato di doping, perché temeva che alle Olimpiadi di Torino metà delle squadre non venissero perché rischiavano la galera. Infatti c'è un po' di gente che si spostava velocemente, diciamo così, arrivando sul luogo della gara. Ma questa roba qui, oppure sul ciclismo, cioè siamo in settori in cui
una persona seria come il dottor Salizzoni, che è quello che fa i trapianti di fegato a Torino, che è appassionato di ciclismo, ha fatto il medico per la federazione ciclistica dei dilettanti, con suo figlio che correva, a un certo punto ha tolto via suo figlio e ha proposto di portare per 2 anni il passaggio al professionismo, perché il meccanismo della competizione interna è tale che non ce n'è uno che non si faccia per riuscire ad arrivare tra i primi. Allora, tu sei dentro un meccanismo in cui questo del doping, ad esempio, è un fenomeno enorme che ha gli stessi canali di passaggio delle sostanze, della illegale delle sostanze, delle droghe, e però è socialmente iperaccettato, per cui mi capita di andare in una palestra normale e di avere tutta una serie di medicine che non fanno, appunto, perché le medicine sono che non fanno bene alla salute, e che però è normale che ci sia. In qualche modo è così come capita di avere il gruppetto di persone che va in giro a spasso la domenica e che si fa per riuscire a stare all'altezza della prestazione e rimanere in gruppo con gli altri. C'è un elemento, diciamo, di disparità di cose enormi, che fa sì che, esattamente come la Bossi Fini serve a produrre clandestini, non è che serve, produce clandestinità. Qui ci troviamo su un terreno in cui la legislazione serve a determinare quali sono le sostanze che permettono di costruire lo stigma sociale, ma di produrre degli immaginari collettivi che spingono all'uso di sostanze e perché quelle pubblicità sono l'idea che è la sostanza che ti dà la tua essenza di essere umano. Non sei tu, è l'uso della sostanza, quindi spingono all'uso della sostanza, e però appunto costruendo lo stile. Io penso che noi dobbiamo lavorare a rompere lo schema sui due piani, cioè di rompere, tra virgolette, diciamo di incrinare il più possibile il meccanismo della costruzione di immaginari che sono legati all'uso della sostanza e alla prestazione da superuomo, e io penso che quella roba lì va smontata. Cioè la pubblicità che appunto lega il tuo essere in grado di relazionarti con una donna positivamente per quanto riguarda i maschietti al consumo della sostanza, o il fatto appunto di immaginare nel grande campione che poi ne fa discendere che devi almeno arrivare coi primi nel gruppo, cioè questa roba qua, per cui appunto il doping non è il problema del doping di alto livello, il problema è che si è espanso ed è il fenomeno forse più consistente di utilizzo di sostanze, diciamo, tra forse addirittura più che altre, appunto. Questa roba qua va smontata su quel versante, da un lato, e dall'altra bisogna rompere questa cosa dello stigma sociale. E quindi di dire il problema è valutare le sostanze nella loro pericolosità, e il problema è avere un atteggiamento laico rispetto alle sostanze, che lavori appunto alla riduzione dei danni, dei consumi, soprattutto su quelle pesanti e tutto il resto, ma sapendo che l'azione di prevenzione, di informazione sui rischi, di tutta questa cosa che io penso debba essere al centro di un lavoro, sta in piedi se tu provi ad aggredire anche quell'immaginario prodotto dai modelli culturali, diciamo, della pubblicità e del superuomo, dell'uomo, appunto, del numero uno e basta. Io penso che c'è una relazione su questa cosa qui, e che quindi in qualche modo noi dovremmo tentare di fare un'operazione che, come sempre, è in primo luogo un'operazione per cambiare la legge, e ce lo siamo detti mille volte, c'è un problema di distinguere bene spaccio dal consumo, lotta contro lo spaccio, nessuna punizione sul consumo, invece sul consumatore potenziale o effettivo lavoro di prevenzione, informazione, spiegazione, capillare e avanti. No? Diciamo, c'è un problema di modificare la legge da quel punto di vista lì, di introdurre più seriamente tutte le pratiche di riduzione del danno, permettendo agli operatori di operare senza essere a rischio di essere fuori legge loro, perché fanno un lavoro ben fatto. Quindi vanno fatte queste robe qua sulla legge. Io però penso che la sfida che abbiamo è sulla legge, ma poi è quest'altra cosa qui, ed è sugli stili di vita e sulla costruzione di un immaginario. E da questo punto di vista, e finisco con quest'ultima battuta da bacchettone, dico bacchettone perché io avevo 17 anni nel 77,
Io ho iniziato a far politica nel 77, che era già una bella contraddizione, perché in genere la gente smetteva nel 76 di fare politica, per cui ero uno di quelli chiamati militonti, diciamo così, all'epoca, e quindi litigavo con quei compagni che smettevano di fare le riunioni dottoresco, che si facevano le canne dal mattino alla sera, e io rigorosamente non fumavo e continuavo a fare attività politica, per cui diciamo così, si vede che ciò, il mio essere valdese, produce uno spirito bacchettone di fondo del prete interiore classico. Però se c'è una cosa su cui con Labinetti, per diciamo dire la posizione diciamo di destra nell'Unione, insomma il cattolicesimo, su cui bisogna dialogare secondo me, e perché lei dice no, è sbagliato aumentare la società. Ovviamente anche lei ha la contraddizione che non stavano i ragazzi della scuola stamattina, cioè se tu gli dici ma l'alcol, in qualche modo lei gli verrebbe da dire sì, bisogna proibire anche l'alcol, no? Poi si rende conto. Però sul punto che noi non è che siamo indifferenti al nodo degli stili di vita, ma che c'è un problema in qualche modo di interrogarsi seriamente sugli stili di vita e sulla qualità della vita, delle relazioni, io penso che questo non va lasciato alla posizione, diciamo così, di moderatismo bacchettone, adesso brutalmente. Cioè, tradotto, che io non sono così più vicino ad alcune posizioni liberiste, liberali, liberalizzatrici, che dicono ognuno si becca quello che vuole e chi se ne frega perché ognuno di noi è libero. Io non sono più vicino a quello che non a Labinetti, perché con Labinetti discuto sulla legge e sull'idea, diciamo, un po' da stato etico, diciamo, della posizione. Però secondo me lì dentro c'è una domanda riferita al senso della vita, dell'esistenza, della qualità delle relazioni umane, che secondo me va presa. Allora, in qualche modo io penso che questa lotta va fatta sui due fronti, cioè va fatta sul fronte della legge per impedire che ci sia una legge che appunto incarcera il futuro, non incarcerate il nostro credito, non contro quegli aspetti lì, ma la lotta contro lo stigma e per rompere l'elemento del capro espiatorio, della comunità chiusa e del diverso e tutto il resto, passa attraverso una discussione sul senso dell'esistenza. Adesso io la prendo così, vi chiedo scusa in qualche modo di usare questa terminologia poco politica, mi insomma, sul senso dell'esistenza, che interroga sia chi è il drop out, sia chi è dentro, cioè sia chi si sente normale, sia chi si sente anormale, perché noi riusciamo a rompere quella linea di confine e a porre un problema di come si ricostruisce un livello decente di socialità tra le persone, di relazioni umane, di cose in cui forse il nodo del superuomo e della necessità di arrivare se ne va a quel paese perché riesce a ricostruire un elemento tra virgolette di comunità maggiore. Io penso che questo è un terreno che noi dovremmo usare e non è un terreno che noi dobbiamo agire dopo, perché la condizione per riuscire ad essere egemoni nel cambiare la legislazione schifosa che ci abbiamo è di riuscire oggi a governare questa discussione e di non lasciare appunto che si polarizzi su posizioni moderate quel tipo di domanda, di quel domanda. Io penso che lo dobbiamo fare assieme. Ed è anche per questo quindi che sono contento di essere qui, perché secondo me Don Gallo in qualche modo in questi anni ha sempre fatto questo. Ha sempre fatto la lotta contro gli elementi della repressione avanti, ma anche trasmesso a molti di noi e di voi l'idea di un senso della vita, delle relazioni dell'altro. Io penso che queste due cose qua